diventa un po', cioè non avendole preparate, sono nella dimensione acustica, le canzoni sono proprio diverse. Come? Se ne può fare una, se ne siamo contenti, se no sono pazienza. Dite voi. Facciamo possiamo fare con questa terra. Io ci proverei a fare con questa terra fatta da Van Halen. Mamma mia. Cioè, verrebbe, secondo me viene così. Minamo. Aspetta. È maggio, giorno era fine passato. Mi sento solo per nulla tranquillizzato. Una tua iune che è morta ammazzato. Una tua culure che è stato sciazzato. Una tua vendetta in un padrone potente. Contra sta terra che non c'ha capetonenti. Guerre mediatiche e colpi di stato. Un altro colpo che è stato disintegrato. Ogni mattina quella stessa routine. Ogni mattina la mia sveglia fa ding. I miei pensieri sono pronti a fare ding. Tutto il mio corpo è pronto a fare boom. Non è l'ora, stare fermi non è l'ora, non si può. La voce è quello che mi resta, la mia faccia piange al sole nel dannato brother control. Jeje don don jeje don le don don jeje don le don mina po in amo è un mondo malà occulte che se gli sta la miseria se la mistè se le mondi tutti giù per terra. Questo è il gioco senza via d'uscita, quel che conta potere figa. No, stare fermi non si può. La voce è quello che mi resta, la mia faccia pianta al sole nel dannato brado controllo. Non ti vuole la fine passato. Ho smesso la strofa. Vai, chiudiamo così. Corissa terra, che fermo non ci posso stare in questa guerra. Ero troppo concentrato cercando di fare banale, non ci volevo imitare, no? Poi la voce tipo. Noi ti volevamo portare all'errore, Vladimir, è la verità. La verità è che le frase ampeta. Allora, fortunatamente nella canzone non lo canta lui la parte principale. Perché diciamolo, avete un ospite in questa canzone. Così brevemente diciamo, visto anche che grosso, direi, visto che alto quasi 1,85 e pesa 150 kg. Nella canzone canta il cantante degli Aprava Classi, che è Cesco Arcuti, famosissimo Cesco Arcuti, almeno per noi famosissimo Cesco Arcuti. E in più in altri due pezzi c'è la featuring di Daniele Sepe, che ci sono il sax e la ceramella. E per noi è una specie di incubo, no scherzo, perché praticamente fa le featuring a tutti, quindi no, sostanzialmente nel 2009 tra ospitate, collaborazioni, intervista diretta eccetera, potevo chiamarlo Pasta e Daniele Sepe, che praticamente sì, ma veramente dal 2004 in poi che funziona. Oltretutto, sì. Quando non si ammala che lo cerchiamo. Quando non si ammala, ci ha dato una sola intervista una volta, clamorosa. No, non una sola intervista nel senso di una sola volta, una sola di intervista. Esatto. Una sola di intervista. Ok, questa ce la devi tenere per te, non fa niente, va bene, apprezziamo lo allora, stesso. Allora, in chiaro stile mashup, questa cosa di Van Halen la volevo fare, ti chiamano, a me è piaciuto. Guarda il regista, perché se ti devo fare cenni, a me è piaciuto. Certo, io continuo a parlare, mi sa che il programma giunge al termine. Bravo, ha interpretato meglio di Michele. La ricetta, io l'avevo già capito comunque. La ricetta del programma secondo me funziona da poco esperto di programmi radiofonici, ma abbastanza esperto di musica. Secondo me la ricetta del programma funziona, anche se non abbiamo dato la ricetta. Possiamo dare una ricetta come Taranta Therapy? Sì, può? Sì, certo. La mia carbonara? No, io pensavo alla tua fagiolata. Oh, fagiolata. Allora, fagiolata alla Taranta Therapy. Se volete vi diciamo la fagiolata alla Taranta Therapy da me medesimo inventata sotto come dire, sotto Therapy. No, sotto suggerimento del buon Fabio De Marco. Perfetto, che tu conosci perfettamente. Che salutiamo. Allora, la fagiolata alla Taranta Therapy si fa, si mette a soffriggere un l'aglio in camicia, si dice perché non viene spellato, nell'olio nella padella. Poi si prepara a parte un battuto di cipolla tagliata finemente, si apre la scatoletta dei fagioli, nel frattempo si fa decantare, prende un po' d'aria. Poi si prepara una parte, una scatoletta di tonno, del peperoncino e due wurstel. Allora,
mentre l'olio cioè, e poi il riso del latte però è buono. Scusa, va bene, per palmare in diretta. Raga, mi devo pure sbrigare che dobbiamo lasciare. Vai. Siamo rimasti che l'olio sta soffriggendo l'aglio con questa cosa. Ci mettiamo la cipolla, finita di cuocere la cipolla, sta soffrendo l'olio. Di cuocere la cipolla si aggiungono i wurstel e il tonno, si fanno un po' rosolare e poi si aggiungono i fagioli. Ovviamente ci va un 2-3 kg di peperoncino, claro, perché sennò e il sale quanto è basso, QB. Purtroppo in questa cosa, in questa ricetta non si sfuma niente, non si taglia niente alla julienne, quindi niente, però si beve il vino che doveva esatto bere Daniele Sepe quando ha registrato e in più si ascolta Terra Caballa. Esatto, perfetto. E comunque è buona la fagiolata così col tonno al giusto. Se auguriamo comunque una buona digestione a julienne, se proprio volete. No, ma il giusto non l'ho detto, ma mi sa che va tagliata alla julienne. Sì. O rondelle. A rondelle, perché non è julienne, è rondelle, sì. A rondennis. Vabbè, va. Allora, ragazzi, è stato un piacere. Allora, voi ovviamente quando volete, insomma, siete gradi ospiti, sì, ci a trovare, siamo contentissimi. Noi per questa sera vi salutiamo, siamo quasi in orario, ma diciamo tra poco lasciamo i microfoni a Choose and Few con i nostri amici Alessandro e Sandro che stanno scalpitando, perché anche per loro è una prima serata stasera. Noi vi diamo appuntamento ogni replica, giovedì esatto, alle 20:30. Le repliche verranno decise nel prosieguo della stagione radiofonica dalla redazione. Vi salutiamo, troverete come sempre comunque la registrazione della puntata di stasera su